I carabinieri di Padova hanno arrestato quattro italiani di età compresa tra i 28 e i 62 anni per truffa ai danni di anziani, in particolare sacerdoti. Un'associazione a delinquere, secondo gli investigatori, che ha messo a segno almeno 15 colpi per un bottino di oltre 150.000 euro. I quattro avevano allestito degli studi legali virtuali, creando email e numeri telefonici apparentemente veri e spacciandosi per avvocati. Contattavano le vittime per telefono, avvisandoli che erano venuti a sapere di una loro causa legale presso il Tribunale di Milano per il mancato pagamento di presunti abbonamenti a riviste. Promettevano che con la loro intermediazione il finto debito, sempre non meno di 150.000 euro, poteva essere estinto con una cifra molto più bassa, che di solito oscillava tra i 10 e i 30.000 euro. Le vittime venivano scelte in maniera scientifica. I quattro, che ora sono in carcere, secondo le indagini, avevano veri e propri elenchi di potenziali obiettivi.